Altro ho scoperto che anche se Google Meet, ok, scrive l'icona non diventa rossa, in realtà stava già registrando. Ok, allora oggi cominciamo a parlare di dinamica. Se guardiamo gli argomenti di questo corso, noi adesso siamo più o meno a metà del corso, va bene? Come numero di ore erogate, siamo circa a metà. Stiamo bene perché è passato solamente un mese, forse 5 settimane, per cui possiamo concederci anche, diciamo, la sospensione per la vostra settima settimana. Manca una parte consistente, no? Perché siamo a metà, manca un'altra bella metà. Oggi e la prossima lezione, quando sarà, parliamo della dinamica, quindi cerchiamo di capire un po' quali sono le proprietà del sistema dinamico, in particolare del robot, e di farne un po' l'analisi e di cercare un po' di comprendere la relazione tra le forze. Bene, dopodiché dedicheremo un'altra parte del corso al controllo, quindi al controllo del moto e al controllo della interazione. Bene, ora la dinamica è un argomento che diciamo, potrebbe essere un po' ostico per voi che venite dall'ingegneria informatica. Bene, un po' più facile per chi ha un background di ingegneria meccanica, perché sono concetti che più o meno sono vicini. Io non chiederò il dettaglio delle equazioni, ci sono alcune diciamo dimostrazioni che non sono dimostrazioni, sono più che altro delle analisi che possono essere anche sono abbastanza onerose dal punto di vista no, della notazione. Cercherò in qualche modo di farvi capire i concetti, però li guardiamo, cioè non è che li sorvolo, un po' di minuti li dedico io senza poi che sia richiesto a voi di imparare per l'esame i passaggi, però alcune cose, le proprietà penso che siano importanti da vedere. La dinamica che cos'è? Beh, adesso diciamo parliamo di forze, mentre fino adesso abbiamo parlato di velocità, abbiamo parlato prima una cinematica che è legata alla configurazione del robot, quindi solamente la posizione e essenzialmente mi interessava calcolare posizione e orientamento dell'organo terminale. E abbiamo acquisito uno strumento che è la cinematica diretta per calcolare la matrice di trasformazione omogenea. Ok. Poi siamo andati a livello delle velocità. Abbiamo cercato di capire qual è il legame tra le velocità aggiunti e la velocità lineare angolare dell'organo terminale. E qui abbiamo anche cominciato a parlare di controllo. Abbiamo sviluppato una famiglia di controllori basati o sull'inversa o sulla trasposta dello Jacobiano. E ieri, diciamo per quei pochi che hanno fatto l'esercitazione, voi avete cominciato effettivamente a implementare un controllore. Come vi ho detto ieri, per questa prima fase noi rimaniamo al controllo senza rappresentazioni grafiche. Perché? Perché voglio farvi vedere, voglio che voi guardiate i segnali, voglio che voi guardiate l'andamento delle posizioni, delle velocità. Poi dopo faremo il rendering carino. Soprattutto dovete installare Coppelia e metterlo in comunicazione con MATLAB, dove ci sta tutto il materiale ve l'ho già dato, no? Il materiale, oppure vi ho solo detto di installare Coppelia, giusto? Ok, ma non vi ho fatto vedere come si mette in comunicazione con MATLAB. Va bene, allora quello lo faremo, diciamo, quanto prima. Vabbè, l'avete installato, quindi poi metteremo in comunicazione e vedremo il rendering, diciamo, del movimento del vostro robot. Però direttamente a 6 gradi di libertà. Quindi noi adesso, ieri abbiamo fatto un planare molto semplice. Ok, adesso parliamo di forze e vogliamo capire come scrivere il modello matematico. Quindi noi oggi essenzialmente ci fermiamo ai primi due punti. Poi
Poi gli altri aspetti, diciamo, alcuni di questi aspetti saranno veramente, diciamo, quando c'è scritto INSS, veramente andiamo velocemente per cercare solamente di capire il concetto. Ok? Allora, quando parliamo di dinamica, di cosa parliamo? Beh, stiamo parlando di forza uguale massa per accelerazione. Stiamo parlando di questo, secondo principio della dinamica. Il disegnino che ho riportato qui è un disegno che probabilmente avete incontrato nel primo esame di fisica che avete fatto nella vostra carriera di ingegneri. E cioè, quando andate a studiare la traiettoria di un punto materiale che, diciamo, parte con una certa velocità iniziale, soggetto a gravità, e scoprite che questa è una parabola. Bene, dovrebbe essere, diciamo, un esercizietto di fisica. Ora, forza uguale massa per accelerazione per un punto materiale, se vedete qui non ci sta il font in grassetto, per cui questi sono scalari, solamente per capire il concetto. Dobbiamo adesso estenderlo a cosa? Beh, al corpo rigido, perché noi abbiamo ogni link è un corpo rigido che si muove nello spazio, e poi, beh, ha una catena seriale di corpi rigidi, perché noi abbiamo tutti questi oggetti che sono collegati tra di loro o da aggiunti rotodali o da aggiunti prismatici. Per cui adesso è un po' più complicato dal punto di vista della modellistica. Perché a noi interessa così tanto la modellistica? Beh, a noi interessa la modellistica perché la conoscenza del modello è indispensabile sia per il controllo che per qualsiasi algoritmo di stima. Lo abbiamo capito l'anno scorso in teoria dei sistemi, quando il nostro modello era talmente semplice che lo potevamo rappresentare con quattro matrici, A, B, C e D. Adesso vedremo che il nostro modello è apparentemente estremamente complesso. Perché dico apparentemente? Perché se noi cerchiamo di capire i concetti fisici che ci sono, che sono alla base, diciamo, del nostro modello, vedremo che i concetti fisici sono perfettamente coerenti, diciamo, con la nostra intuizione. Il concetto di inerzia, il concetto di attrito, ovviamente la gravità, sono tutti concetti, le forze centrifughe, sono tutti concetti che, se noi ci fermiamo un attimo a riflettere, sono coerenti con la nostra esperienza quotidiana. Dobbiamo solamente un po' cercare di formalizzarli, di capire in un robot che influenza hanno. Se lo voglio controllare, se voglio prendere questo oggetto, se voglio interagire con l'ambiente per eseguire una lavorazione, che conseguenze porta questa interazione? E se questo ambiente è duro oppure se questo ambiente è morbido, sia cosa cambia nelle forze che io sto scambiando con l'ambiente, e sia cosa cambia nella legge di controllo che sto implementando. Ok? Per cui la conoscenza del modello è alla base. È alla base del nostro approccio. Chiaro che io, per correttezza, diciamo, non vi nascondo che c'è tutta quanta una comunità che fa controllo, scusate, cerco un attimo, che fa controllo cercando di fare a meno del modello matematico, okay? Il cosiddetto model free. Ve l'ho detto diverse volte, sia in teoria dei sistemi che adesso a maggior ragione in robotica, la nostra scuola di automatici, non quella di Cassino, ma proprio di automatici, è tendenzialmente quella di cercare di usare il modello il più possibile. Cioè, io conosco il secondo principio della dinamica, far finta che non esista e cercare di acquisire solamente, diciamo, dai dati, faccio cadere questo oggetto per 10.000 volte e dopo dai dati estraggo il suo comportamento. È una cosa che, secondo me, nella migliore dei casi è ingenua, nel peggiore è maliziosa per qualcos'altro. Ci sono dei punti in cui i nostri modelli
non arrivano. E allora è veramente importante avere degli approssimatori universali. Data driven, no, le reti neurali sono approssimatori universali. Ma ci sono altre situazioni in cui noi sappiamo cosa succede. Perché non utilizzare le nostre centinaia di anni di fisica e matematica, perché buttarli? Mi dovete convincere in maniera più significativa. Se poi io devo riconoscere un gattino in una fotografia, lì allora, diciamo, certi strumenti diventano assolutamente superiori e vincenti. Il modello non è scomparso, il modello è nel progettista. Ok? Il progettista che sceglie quali foto prendere, sceglie quante foto prendere, conosce se i gatti sono a pelo lungo o a pelo corto, cioè che ci sono gatti a pelo corto, diciamo, conosce quali sono le dimensioni dei gatti, e in questo modo lui sta mettendo il modello nella scelta dei dati. Va bene? Quindi completamente model free, e allora dedichiamo delle energie al modello. Noi distinguiamo la dinamica diretta nella operazione in cui, conoscendo le condizioni iniziali di posizione e velocità e conoscendo il segnale della forza, noi calcoliamo l'accelerazione e poi calcoliamo per integrazione velocità e posizione. Questo, la dinamica diretta, a cosa mi serve? Beh, mi serve per fare la simulazione, perché se la forza è il mio controllore, allora io ci metto una legge di controllo che ho inventato, che ho immaginato, e il mio bravo algoritmo di dinamica diretta mi fa vedere come potrebbe essere l'andamento del mio controllo. È chiaro che non lo devo prendere come un risultato quantitativo, ma qualitativo, cioè anche quantitativo, però solamente come ordine di grandezza. Che voglio dire con questo? Che se io, diciamo, uso una certa forza, calcola l'accelerazione dal secondo principio della dinamica, pensate proprio a questo, ok? E quindi ho l'ordine, va bene, l'ordine di grandezza dell'accelerazione è quello, però sappiamo che poi se io integro l'accelerazione, la velocità e la posizione non sono quelli reali, perché sono soggetti a delle derive dal punto di vista numerico, l'abbiamo visto in teoria dei sistemi. Però l'ordine di grandezza va bene, per cui io uso questo per testare i miei algoritmi in simulazione. E questo, diciamo, rientra sotto il nome di dinamica diretta. Okay? Poi c'è la dinamica inversa, in cui io conosco posizione, velocità, accelerazione e calcolo le forze. Allora, in questo caso, a cosa mi serve la dinamica inversa? Beh, mi può servire per il controllo, e vedremo perché, e poi mi può servire per fare della pianificazione. Per cui, diciamo, se io ho il mio robot, posso verificare se la traiettoria che io ho in mente per fare quella saldatura su quello chassis dell'automobile è compatibile con le forze che posso generare con i motori, per esempio. Ok? Quindi per la pianificazione e per il controllo. Quindi alla fine noi quello che faremo in queste 4 ore, che sono 2 oggi e 2, in effetti se adesso, diciamo, sospendiamo, insomma, è fra un po' di tempo, però forse non è neanche male, perché così avete il tempo eventualmente di riguardarvi la lezione. È forza uguale massa per accelerazione per una catena seriale di corpi rigidi. Ok, questo è quello che noi faremo adesso. Alcuni concetti saranno nuovi. Ok, come si fa questo modello matematico? Vediamo 2 approcci. Il secondo, la prossima lezione, è veramente solamente, diciamo, di sfuggita per sapere che esiste. Il primo, cerchiamo un attimo di capire in cosa consiste e come si fa. È la formulazione, diciamo, con la lagrangiana
è un argomento che quando io ero studente rientrava nel cosiddetto esame di meccanica razionale, che ha un nome che non viene neanche più usato adesso, ingegneria meccanica, meccanica razionale, non sono sicuro di quale nome si utilizzi adesso per questi contenuti, però serve per diciamo, generare il modello matematico, per esempio, di sistemi meccanici come questi, come un robot. Allora, si definisce una funzione che si chiama lagrangiana, che è data dall'energia cinetica meno l'energia potenziale del nostro sistema, ovviamente parliamo di sistema meccanico. Si definiscono delle cosiddette coordinate generalizzate, che è un insieme di variabili che consentono di individuare in maniera univoca la configurazione di questo sistema che stiamo studiando. Nel nostro caso, banalmente, sono le posizioni dei giunti, perché le abbiamo proprio introdotte per determinare quella che è la configurazione del robot. Va bene? Per cui noi abbiamo n coordinate generalizzate che servono per stabilire univocamente la configurazione del robot. E a questo punto, beh, il modello matematico è, ora vi dico semplicemente, però nelle prossime pagine vi renderete conto che tutto è tranne che semplice dal punto di vista notazionale, semplicemente dato da queste n equazioni in cui noi abbiamo partiamo dal secondo membro. Al secondo membro le forze cosiddette non conservative, che sono gli attriti, che sono le forze di controllo, l'interazione con l'ambiente. E al primo membro noi abbiamo la derivata parziale della lagrangiana rispetto alla velocità, poi derivata rispetto al tempo, meno la derivata della lagrangiana rispetto alla posizione. Ora, quello che noi faremo oggi è calcolare la lagrangiana, e vi ho detto, cercherò di darvi il concetto, però insomma un minimo anche per farvi dire cosa c'è sotto, lo voglio fare. Calcolare la lagrangiana e calcolare le derivate. In realtà le derivate non è che le calcoliamo, vediamo qual è la dipendenza, poi lo fa un programma di calcolo numerico questo per un robot. Va bene? Non si fa carta e penna, anzi un programma di calcolo simbolico, che poi sia MATLAB, Octave, che fanno il calcolo simbolico, nascono come programmi di calcolo numerico, perché chi fa il calcolo simbolico spesso lo fa appoggiandosi a algoritmi numerici, ok? Per cui sembra un controsenso, ma è così. Ok, e allora diciamo, cominciamo con un pendolo che è collegato tramite un riduttore. Questo è un robot, è il robot più semplice che io possa immaginare. Vabbè, più semplice sarebbe sempre senza riduttore, no? Il pendolo è il robot più semplice, però. Diciamo, c'è anche il riduttore, okay? E facciamo il modello matematico di questo robot per cominciare a capire di cosa stiamo parlando. L'energia cinetica è massa per velocità al quadrato per un punto materiale, okay? Quindi dal punto di vista della dipendenza, perché a noi adesso ci interessa capire il comportamento dei termini, capire il contributo funzionale più che l'espressione del singolo termine. L'energia cinetica è massa per velocità al quadrato. Per cui, se io sto parlando di un sistema meccanico che ruota intorno a un asse, il concetto di massa si traduce con quello di inerzia intorno all'asse, per cui questa I è uno scalare, c'è un mezzo davanti che ho dimenticato di dire, quindi è un mezzo massa per velocità al quadrato, e poi la velocità al quadrato è
la velocità angolare al quadrato, quindi theta punto al quadrato. Questo theta è riferito al link, questo modello lo abbiamo già visto, no? Se vogliamo ripeterlo un attimo, noi abbiamo il motore con il pedice M, I con M è l'inerzia del motore, C con M è la coppia che genera il motore, questo F con M è un, diciamo, artifizio grafico per rappresentare l'attrito viscoso, theta con M è la posizione del motore. Poi qui ho, diciamo, due ruote dentate che sono rappresentate da due dischi in contatto che rappresentano il riduttore. Per cui qui ho theta e la velocità lato link è più bassa della velocità lato motore, per cui e le coppie si trasformano con l'inverso, l'abbiamo visto nella lezione di attuatori e sensori. E qui ho il link in cui posso individuare un baricentro sottoposto alla legge di gravità, un'inerzia e la lunghezza che è quella che separa l'asse di rotazione dal baricentro. Va bene? E massa per gravità, quella del link. Quindi questo è il modello che abbiamo già visto quando abbiamo studiato il comportamento del riduttore. Quindi in questo caso l'energia cinetica è data dalla somma delle due parti meccaniche in movimento, che sono il motore e il braccio. Quindi un mezzo massa per velocità al quadrato, faccio una piccola osservazione e la velocità del motore, il gergo è la riporto lato link, lato braccio, vuol dire che ho semplicemente theta punto con M, ho scritto al posto di theta punto con M, K con R, theta punto, okay? Dove K con R è il rapporto di riduzione. Quindi questa è l'energia cinetica. L'energia potenziale è quella legata alla gravità. Ora, l'energia potenziale è data in questo caso da massa per gravità per la lunghezza per, vabbè, 1 meno cosen teta, potrebbe essere sen teta, dipende da dove mettiamo lo zero. Bene. Allora, qua se sto mettendo 1 meno cosen teta, questa energia potenziale è nulla quando il pendolo è verso il basso, quindi quando questo è 0, quindi quando il cosen teta è 1, per cui quando teta è 0, vuol dire che io ho messo il 0, lo 0 verso il basso. Ok? Chiaramente potevo metterlo dove mi pareva, veniva sempre coerente, no? L'energia potenziale, però diciamo. Non so perché verso il basso. Ok, a questo punto cosa mi dice la Lagrangiana? Beh, mi dice una cosa abbastanza semplice perché le operazioni da fare per questo sistema sono banali, perché io torno alla pagina precedente, devo fare la derivata parziale della Lagrangiana rispetto alla variabile, alla coordinata generalizzata, che noi abbiamo detto essere la variabile disgiunto, quindi per il nostro pendolo è teta. E la derivata parziale della Lagrangiana rispetto a theta punto, successivamente derivata rispetto al tempo. Ok? Quindi, diciamo, se io mi metto a fare queste derivate qua, non vi voglio offendere facendovene una, però ve la faccio lo stesso. Vediamo oggi se è di buon umore Gian Bordo. Allora, devo fare quindi questa è la Lagrangiana che quindi è questa T-U, questi sono simboli calligrafici, quindi li faccio un po' più strani. Quindi la derivata parziale della L rispetto a teta punto, sarebbe lambda punto, è uguale. Beh, il 2 e 2 si semplificano, quindi questo è I
theta punto più I con m kr quadro theta punto. Poi questa cosa qua faccio la derivata rispetto al tempo di questa cosa qua e quindi mi viene I più I con m kr quadro theta 2 punti. Bene? E poi la derivata di questo qua mi darà un seno di teta. Va bene? Da qualche parte. Ok, banalmente faccio queste derivate e che cosa ottengo? Che questa, vabbè, è la lagrangiana e quando vado a fare le derivate ottengo il primo termine che è quello che vi ho fatto vedere, il secondo, vabbè, non l'abbiamo fatto, però il cambio di segno è perché la derivata del coseno è meno seno, uguale. Guardiamo il secondo membro. Il secondo membro è dato dalla somma delle forze non conservative. E diciamo, la fisica ci dice che le forze non conservative sono quella di attuazione, quindi quella che viene col motore, e poi gli attriti. Quali attriti ho? Beh, io ho come attriti l'attrito, diciamo, del motore e l'attrito del link. Se guardate, l'attrito del motore lo riporto lato link, va bene? K con R quadro, questo l'abbiamo fatto, no? Perché K con R quadro, l'attrito del F con M, teta punto con M. Allora, questo qua controllo dopo nella pausa, ma secondo me questo è K con R, ok? Se è così, mi sto portando questo errore dietro da un po' di tempo. Vabbè, comunque. Allora, questa è forza uguale massa per accelerazione. Guardate, il concetto di massa, quando ho un sistema in rotazione composto da due corpi rigidi, perché abbiamo il motore e il braccio, in questo momento è l'inerzia. Poi c'è il rapporto di riduzione che mi fa vedere un'inerzia diversa, cioè più grande. Però questo, dal punto di vista concettuale, è la massa. La parola massa e inerzia, anche nel linguaggio comune, spesso vengono scambiate fra di loro. Per noi la massa è quella legata all'accelerazione lineare, l'inerzia è quella accelerazione angolare. Bene? Poi, questo è il contributo della forza di gravità, che è una forza conservativa, la forza di gravità. Ok? Per cui, diciamo, fa parte della lagrangiana. Qui non c'è nessun termine legato alla forza, diciamo, di Coriolì, ok? Li vedremo dopo, compariranno dopo. Quindi questo è forza uguale massa per accelerazione con qualche cosa in più, perché nell'esercizio di fisica 1 uno ignora gli attriti, per esempio. Ok? Poi il resto invece la gravità ci sta quando calcolate il movimento, diciamo, del proiettile, uno dei classici esercizi, la gravità ci sta. E allora la difficoltà che ora incontriamo è quello che dobbiamo calcolare la energia cinetica e potenziale per un robot in funzione delle variabili di giunto. Perché vogliamo fare questo? Beh, perché noi abbiamo scoperto che le variabili di giunto sono quelle che per noi rappresentano i gradi di libertà del sistema. Q ci permette di capire in che posizione è il robot, Q punto ci permette di capire sia, vabbè, ovviamente la velocità dei giunti, ma ci permette di capire la velocità lineare e angolare dell'organo terminale, per cui è, diciamo, importantissimo. E adesso con Q2 punti noi capiremo che coppie dobbiamo fornire ai motori per far muovere il robot. Quindi noi vogliamo esprimerlo
in maniera coerente come funzione di Q e Q punto, e alla fine avremo un quadro coerente e compatto, semplice da utilizzare. Quando dico compatto, io cercherò di far uso il più possibile di rappresentazioni matriciali, ma non io, io Gianluca Antonelli, la comunità è arrivata a capire o in qualche modo a formulare modelli matematici in forma matriciale, perché questo, spesso, non voglio dire sempre, però spesso rappresenta una enorme semplificazione sia nella, rappresentazione del modello, ma anche nella comprensione dei concetti. Se io vi faccio vedere il modello matematico in forma non matriciale, poi ve l'apro, il file, non si capisce nulla. Se lo vedo in forma matriciale, posso individuare qual è il contributo della gravità, del contributo dell'attrito, della cosa, e capire il movimento del robot. Va bene, che è quello che noi vogliamo fare adesso. Ok, quindi adesso facciamo una cosa un po', fra virgolette, noiosa, nel senso che adesso, come vi ho detto, ora entriamo in una parte in cui è pieno di notazioni, però io cercherò un po' di farvi capire il concetto di ciò che stiamo facendo. Allora, l'energia cinetica io la posso ottenere come somma del contributo di tutti gli n bracci e n attuatori. Ed è additiva, ok? Il fatto che sia additiva lo accettiamo dalla fisica, però ci aiuta molto, perché questo significa che io adesso ho decomposto il mio problema nel calcolare l'energia cinetica di chi? Del braccio iesimo, e quindi da un lato l'ho semplificato, dall'altro questo significa che adesso noi ci portiamo appresso la notazione col pedice i, che sta a indicare, guarda, questo vale per il braccio iesimo e lo devi fare per tutti n i bracci, ok? Ora, se guardate questo disegnino, in questo disegno c'è un braccio che fluttua nell'aria, no? Perché adesso a me non interessa niente del resto, io voglio sapere come rappresento la sua energia cinetica. Quindi ho la necessità di definire, rispetto alla terna, quindi base, ho la necessità di riprendere e di disegnare le variabili che mi interesseranno, e che sono la posizione baricentro, guardate, PLI, posizione del link iesimo, la L sta per link perché queste immagini vengono dalla versione inglese del testo, però penso anche in quella in italiano ci massa lei. Poi ho la velocità del link, la velocità angolare, e poi ho un vettore di posizione con un generico pezzettino di massa, no? Ci servirà quando andiamo a fare l'inerzia. Vi faccio notare una cosa: c'è il pedice L nella velocità lineare qui, ma non c'è il pedice L nella velocità angolare. Perché? Potete pure rispondere da casa, se vi viene in mente. Perché se io prendo il mio corpo rigido, la velocità lineare cambia punto per punto. Guardate questo mio, questo corpo rigido qua. La velocità lineare, no, l'estremità qua è sicuramente diversa da questa. Dovete sempre pensare al vettore rispetto a una terna inerziale. Addirittura qua sta andando in questa direzione e qua in questa. Sono chiaramente due velocità lineari diverse. Invece la velocità angolare è la stessa per il corpo rigido. Ok? Quindi la velocità angolare è la stessa. Quindi io qui probabilmente questa omega con i me la ritroverò come la velocità angolare del corpo rigido che abbiamo già calcolato con la cinematica differenziale diretta. Ok? Anzi, vi anticipo, vi spoilerò che uscirà fuori lo jacobiano, anche qua. È uno strumento importantissimo qui.
Ok, allora prendo il mio bravo libro di fisica e chiedo qual è l'energia cinetica di un corpo rigido e il libro mi dice devi integrare sugli elementi di volume, di densità a rho, la loro energia, la loro velocità lineare al quadrato. Ci ricordiamo che se io faccio il quadrato, diciamo, di uno scalare, quando lavoro con i vettori, il quadrato è dato da vettore trasposto per il vettore, per cui questa cosa complicatissima, P punto star pedice I, è la velocità di quel pezzettino di volume del braccio iesimo, trasposto, moltiplicato per se stesso, questa è velocità al quadrato. Questo non è nient'altro che massa per velocità al quadrato, va bene? Però siccome la massa è distribuita, devo fare l'integrale sul corpo rigido. Va bene, ma concettualmente è massa per velocità al quadrato, quindi cerchiamo di, sempre un mezzo che mi dimentico davanti, cerchiamo di rimanere sul concetto e non tanto sull'espressione simbolica che sarà, diciamo, abbastanza pesante. Poiché io conosco la definizione di baricentro, che è center of mass in inglese, anche baricenter trovate, lo center of mass. Allora, questa è la definizione. Che cosa posso fare? Posso dire, ok, la velocità lineare particella elementare, cioè del cubetto di volume elementare del mio corpo rigido, io la posso scrivere rispetto al baricentro come la velocità lineare del baricentro più la velocità angolare del corpo rigido cross product il vettore di posizione. Questo l'abbiamo già visto, no? È, diciamo, la propagazione delle velocità, per cui. Ma allora io che cosa faccio adesso? Beh, vado a sostituire all'interno di questo dell'energia cinetica P punto star pedice I, vado a sostituire questa espressione qui. Perché sto facendo questo sforzo? Beh, perché l'energia cinetica nella sua forma, diciamo, nella sua definizione, non è operativa, va bene, ma che ci faccio? Io devo fare entrare in gioco che cosa? L'equipunto. Le mie equipunto le so che effetto hanno su che cosa? Sulle posizioni, scusa, sulle velocità delle terne di Demet-Hartenberg. Quindi io userò questa informazione per la velocità della terna di Demet-Hartenberg e poi per calcolarmi la velocità del baricentro. Quindi questa espressione qua è corretta, ma non mi serve adesso perché la devo scrivere in funzione di Q punto. Quindi la prima cosa che faccio è far entrare in gioco una velocità aggregata, cioè del baricentro, e quindi la metto qua dentro e devo fare il prodotto, vengono fuori quattro termini. Va bene? Chiedo scusa. No, non la sento. Dov'è il rotore? Sì, no, questo adesso, questi sono vettori 3x1. Sì, non so se ho capito la domanda, magari vediamo dopo una cosa, però per mie dimenticanze, probabilmente il rotore non ce l'ho freschissimo. Ok, quindi adesso che cosa facciamo? Guardate un attimo, diciamo, che cosa abbiamo. Allora, ok, allora quello che sto facendo adesso è, chissà, sì,
è prendere questo termine qua, lo vado a sostituire con questo qua. Va bene? Quindi questo significa che io sto facendo questo un mezzo integrale di P punto LI più S di omega I R con I che devo trasporre. Un attimo che ho scritto questo. S omega I per R con I. Questo lo devo fare trasposto con se stesso. Va bene? E quindi molto banalmente io mi trovo che devo fare P punto LI al quadrato, poi ho il termine, diciamo, mutuo e poi ho ovviamente anche questo che è lo stesso e questo qua. Ok, quindi ho quattro termini. Vediamo chi sono questi. Ho un contributo che è dato dalla solo velocità lineare del baricentro, che è l'energia cinetica di traslazione, ok? Ed è banalmente, se io vado a fare questo integrale qua, poiché la velocità del baricentro non è funzione dell'integrando, e allora lo porto fuori e quindi l'integrale della densità nel volume mi dà la massa, ok? Quindi io ho un mezzo massa per velocità al quadrato in cui la velocità la calcolo al baricentro e questo è coerente con la mia intuizione. Poi io ho il prodotto misto, vado a fare i calcoli, ci fidiamo, fa zero, quindi questo qua, diciamo, mi fa piacere. E poi ho quello di rotazione, che è quello un po' più, diciamo, ostico dal punto di vista notazionale, però cerchiamo di capirlo un attimo, ok? Vediamo un attimo questo contributo di rotazione come si interpreta. Allora, dal punto di vista, come dire, formale, questo è il termine che io devo calcolare, va bene? Per cui è quello che è uscito fuori andando a fare la sostituzione. Adesso io che cosa posso fare? Prima di tutto io sfrutto la proprietà del prodotto vettoriale, per cui io posso invertire l'ordine con cui seguo un prodotto vettoriale e quello che cambia è che devo cambiare anche il segno. Questa cosa qui la faccio in maniera tale da portarmi le velocità angolari all'esterno e dopodiché le velocità angolari non solo le porto all'esterno, ma le porto anche fuori dal segno di integrale. Cosa rimane? Guardate, S è una matrice 3x3, ok? S trasposto pure. Vado a fare l'integrale. Quello che rimane è questo oggetto qui. Questo oggetto qui, ok? Che cos'è questo? Beh, che cosa stiamo facendo? Stiamo integrando sul volume una distanza al quadrato, pesata per la densità, ok? Quindi che stiamo facendo? Beh, stiamo calcolando l'inerzia di un corpo rigido. Questa matrice 3x3 è l'inerzia del corpo rigido, è il tensore di inerzia. Quindi anche questo oggetto che noi stiamo ottenendo è un oggetto che, diciamo, combacia con il nostro intuito e con, no, quello che ricordiamo della fisica 1, nel senso che alla fine ho una massa per una velocità lineare al quadrato e un'inerzia per una velocità angolare al quadrato, perché questo qua è una forma quadratica, va bene? L'inerzia è definita positiva, vedete, le forme quadratiche, diciamo, tornano spesso e volentieri.
sotto varie forme. Ok, quindi diciamo questo è, qual è il piccolo, adesso un'altra piccola diciamo osservazione da fare. Guardate, io sto scrivendo tutto rispetto a una terna base, per cui l'inerzia di questo oggetto rispetto alla terna base dipende dalla posizione relativa. È meglio se io calcolo l'inerzia rispetto a una terna solidale all'oggetto, in quel caso sarebbe costante. E quindi si può dimostrare che questo si può fare, aggiunge complessità notazionale, ma si può fare. Va bene? Quindi lo posso fare, ok. Concettualmente, guardate, non è che cambia molto. Qua sto facendo semplicemente una cosa per avere una matrice di inerzia costante. Ok. Allora, aspettiamo un attimo che finisce la pausa. Vabbè, sì, grazie. Allora, a cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a dire che l'energia cinetica è somma di massa per velocità lineare al quadrato più inerzia per velocità angolare al quadrato. Ok, è una cosa che io capisco bene. Però ancora non compare la Q, che era quella che volevo. E allora che cosa faccio? Guardate, la posizione, la velocità del baricentro, io me la scrivo come un opportuno jacobiano. Vedete, qua in apice ci sta questa parentesi tonda LI. Vuol dire, non è lo jacobiano di posizione del robot, è suo parente, è quasi uguale, lo vedremo, però diciamo, fai attenzione che è quello relativo al baricentro. Moltiplicato Q punto, cos'è importante? È importante che io so calcolarlo rispetto a Q punto. Lo strumento con cui lo calcolo si chiama sempre jacobiano, e quindi io qua sto facendo comparire le Q punto. La stessa cosa la faccio per la velocità angolare, e insomma l'espressione comincia a essere un po' onerosa, però diciamo, tutti i termini mi sono arrivati da un ragionamento per cui li capisco. Come calcolo la velocità lineare del baricentro? Beh, io già l'ho fatto, perché quando ho fatto la cinematica differenziale ho calcolato la velocità lineare dell'organo terminale. Ora, se invece dell'organo terminale mi serve il baricentro del link N, la propagazione è tutta la stessa tranne l'ultimo pezzo e cambierà solo un vettore di distanza. Quindi concettualmente io non ho nessun problema a capire che questa velocità lineare è data da uno jacobiano per Q punto. E qui c'è anche scritto come calcolarlo questo jacobiano se mi serve, ok? Perché la stessa identica cosa, invece di avere la posizione dell'organo terminale qua, ho la posizione, diciamo, del baricentro. È la stessa identica cosa, non mi cambia nulla dal punto di vista concettuale. Anche dal punto di vista informatico, se volete, se avete la vostra brava libreria, questo non lo dobbiamo fare in questo corso, non scriviamo un modello matematico, lo darò io quando vi serve per fare l'esercitazione. Però se io lo dovessi fare dal punto di vista informatico non avrei difficoltà. Per la velocità angolare è un po' più semplice, perché guardate, è proprio la stessa, vedete? Per la velocità angolare è il versore del giunto precedente. Ok. Il link per il motore, beh, per il motore concettualmente è la stessa cosa, la velocità del motore è data dalla velocità del braccio che lo sta trasportando più la velocità del motore, ok? Per cui metto a fare calcoli e diciamo andiamo velocemente, perché concettualmente è la stessa cosa, ma posso fare la stessa cosa anche col motore, ok? A questo punto io che cosa ottengo? Ottengo che posso fare la somma di tutto.
E cosa viene quando vado a fare la somma di tutto? Allora, torniamo un attimo indietro qui. Allora, io che cosa ottengo qui? Ottengo che questi due termini sono, guardate, Q punto trasposto e qua c'è Q punto. Qua c'è Q punto trasposto e Q punto. Quindi questa è una forma quadratica. Ma se è una forma quadratica, vuol dire che io sto moltiplicando. Allora, facciamo un esempietto perché così visualizziamo che cosa ci troviamo davanti agli occhi. Allora, faccio una forma quadratica qualsiasi. Io ci metto qua un coefficiente. Ok. Ci metto un coefficiente, guardate, metto un numero a caso, eh. Poi faccio Q punto con 1, Q punto con 2. Qui ci metto una matrice che probabilmente è definita positiva, bisognerebbe fare calcoli. Questo qui è trasposto e qua ho Q punto con 1, Q punto con 2, ok? Anzi, ve la faccio pure meglio questa, nel senso che la faccio punto con uno, punto con due, così, ok? E qua ci metto un numero qualsiasi davanti. Allora, quando vado a fare questa, a calcolare, diciamo, questa forma quadratica, io che cosa faccio? Beh, questa 2 per 2 per 2 per 1 mi viene Q punto con 1, Q punto con 2 moltiplicate per qualche numero, ok? È la stessa cosa qui. Dopodiché vado a moltiplicare questa qua 1 per 2, quindi questa è 2 per 2 e 2 per 1, e quindi io che cosa ottengo? Beh, io otterrò un certo coefficiente per Q punto con 1 al quadrato, quindi un certo coefficiente alfa con 1 più alfa con 2 per Q punto con 2 al quadrato più alfa con 3 per Q punto con 1 Q punto con 2. Ok? Ottengo questo. Allora significa che io l'energia cinetica la posso riscrivere in questa forma qua, guardate. Cioè, io questa cosa qui ho fatto la somma di tutto quanto, è equivalente a scriverla. Vabbè, questo coefficiente qua adesso lo posso portare dentro. È equivalente a scriverla nella forma, un mezzo mi servirà per motivi che saranno chiari. Q punto trasposto. A questo punto ho una matrice strana definita positiva. Stavo scrivendo. Questa matrice strana definita positiva prende il posto di chi? Guardate, nel punto materiale io ho un mezzo massa per velocità al quadrato. Questa strana matrice è la matrice di inerzia per una catena seriale di corpi rigidi. È definita positiva, lo si dimostra in tanti modi. È simmetrica. La cosa importante è che funzione della configurazione. Quindi io l'energia cinetica la posso scrivere come questa sommatoria di questi prodotti oppure in forma matriciale. La matrice di inerzia ha un'espressione che può essere anche piuttosto, diciamo, onerosa, ma la cosa importante è che esibisce queste tre proprietà. È simmetrica, è definita positiva, ma è funzione della configurazione. Ragazzi, il fatto che sia funzione della configurazione, ve lo faccio vedere veramente banalmente,
Allora, stiamo parlando di energia cinetica, no? Allora, l'energia cinetica, immaginate che il vostro robot non sta aggiornando, vuol dire che devo fare la pausa. Allora, fatemi uscire da qua. Ovviamente adesso ho aggiornato, un attimo, rientro da qua. Ok, immaginate che il vostro robot sia in questa configurazione e questo è l'unico giunto che ha una velocità diversa da zero, quindi tipo una ballerina che sta, no, facendo questo movimento. E poi lo stesso robot, immaginatelo adesso in quest'altra configurazione. Con la stessa velocità. La nostra intuizione ci dice che l'inerzia del robot giallo a destra è maggiore rispetto a quella di sinistra e cambia la sua, quindi l'energia cinetica è funzione della configurazione, la matrice inerzia è funzione della configurazione. Ok? Per quanto riguarda l'energia potenziale, anche in questo caso io posso fare la sommatoria per i bracci e per i motori. L'energia potenziale, questa è la definizione con l'integrale, ma il vettore di gravità si può portare fuori, quindi questa è, fra virgolette, banalmente l'energia potenziale del braccio e del motore, per cui l'energia totale è la sommatoria di tutte queste espressioni qua. Allora, noi abbiamo, fra virgolette, finito, senza virgolette, noi abbiamo finito. Cioè, la lagrangiana è data da energia cinetica meno l'energia potenziale. L'energia cinetica io la calcolo in questo modo e l'energia potenziale in quest'altro modo. Non c'è molto qua da semplificare, devo fare una cinematica diretta fino alla posizione del baricentro, quindi è una funzione di cinematica diretta che qui viene lasciata quindi generica, ok? Quindi a questo punto io devo fare le derivate. Facciamo la pausa e poi continuiamo, diciamo, fra qualche minuto, facciamo alle 11:10, cioè 6 minuti di pausa, con le derivate per arrivare alle equazioni del moto. Domande? Da casa? Ok, allora alle 11:10.